Ciao bambini, sono una maestra. Vorrei raccontarvi una breve storia simpatica. Ascoltatela bene, vi insegnerà tante cose importanti che vi serviranno nella vita. Il titolo di questa storia è Una casetta tutta per noi. La famiglia dei topini è appena arrivata al Bosco Allegro. Che bello qui, grida Pippo, il più piccino. Andiamo subito a giocare. Ma il papà dei topolini, serio serio, chiama tutti attorno. Cari miei topini, abbiamo tanto tempo per giocare e divertirci in questo bosco così bello, ma ora è tempo di trovare una casetta, altrimenti dove dormiremo questa notte? Sul prato, pensa Pippo. Sopra un fiore, suggerisce Lillo, il fratellino, ma il papà li guarda e dice: il bosco è tanto bello, ma la notte può essere pericoloso. Fa freddo e se non troviamo una tana calda e accogliente, non sopravviveremo. Allora i topini pensano un po' ed esclamano: costruiremo una casetta tutta per noi, e subito si mettono al lavoro. Mattoncino dopo mattoncino, ecco che la casetta, in men che non si dica, è pronta. Avete fatto davvero un bel lavoro, sono fiero di voi, dice il papà. Anche Lella, la coccinella, che ha visto tutto, grida: bravi, bravi, bravi miei topini! È proprio la casa più bella del bosco. E adesso tutti possono giocare felici e contenti. Vi leggo ancora una filastrocca, bambini. C'è nel bosco chi lavora, non riposa neanche un'ora. Sono i bravi topolini, papà, Lillo e i fratellini. Hanno fatto in tutta fretta una splendida casetta, bella, calda ed accogliente. Che famiglia sorprendente! Spero vi siate divertiti tanto. Un bacione e un abbraccio a tutti quanti.